segnando. Vai. Di qua, grazie Marco. Marco. Questa è una sede che sarà sempre aperta. Oggi c'è l'inaugurazione, chiaro, la nostra sede operativa, ma è una sede che rimarrà sempre aperta, perché io invito già da adesso, già da ora, tutti i cittadini, venite qua a trovarci nella sede. Non mi troverete sempre, perché io parteciperò a tantissimi eventi, però potete fissare anche degli appuntamenti con me personalmente, tramite le persone, parlare con le persone che sono qua. E invito anche, faccio anche un altro invito. Chi voglia veramente dare un contributo attivo alla mia lista civica è ben accetto, che poi la mia è una vera lista civica, come una vera lista civica quella dei giovani, non quelle, come quella di Biancani o di Mila Della Dora, che sono, scusate, sono liste civiche, in quali loro sono dirigenti del PD, coloro che formano liste civiche, quindi mi sembrano delle liste civiche che di civico hanno ben poco. Sono molto contento, sto facendo questo, ho iniziato questo percorso, questa avventura veramente con molto entusiasmo, mi sta dando delle soddisfazioni enormi. Io, per dire, una cosa che mi fa tantissimo piacere è che ricevo tantissimi messaggi su Messenger, perché ricevo messaggi di tanta gente che mi dicono: guardi, noi sappiamo che lei è una persona che ha sempre lavorato, che a differenza di qualcun altro ha lavorato 38 anni in polizia, che dopo aver finito di lavorare è andato in pensione e ha continuato a lavorare, perché ha continuato ad andare nelle scuole a parlare con i ragazzi di bullismo, cyberbullismo, a incontrare i genitori. Quindi vediamo che lei è veramente una persona concreta, che per tutta la vita ha fatto un lavoro. È per questo che noi, che crediamo in lei, e nonostante, questo è il classico messaggio che ricevo, e nonostante io abbia sempre votato centro-sinistra, quest'anno voterò per lei, perché lei per noi rappresenta veramente una persona della società civile, una persona che come noi tutti i giorni ha lavorato.